Lo skyline di Bologna è segnato dall'immensa mole della Basilica di San Petronio, la grande incompiuta che costituisce uno dei monumenti più rappresentativi della identità bolognese e che sarà al centro di una straordinaria iniziativa culturale al termine dell'estate, nelle serate dal 15 al 19 settembre. Con la tecnica del video mapping saranno proiettati sulla facciata i progetti elaborati dai grandi architetti che lungo la storia si cimentarono con l'immenso affaccio su Piazza Maggiore, dal Palladio a Giulio Romano, da Baldassarre Peruzzi al Vignola, dal Terribili a Girolamo Rainaldi, senza dimenticare la boutade green che Mario Cucinella proponeva con l'installazione di un bosco verticale. Uno spettacolo di grande impatto perché ad accompagnare le proiezioni in scala 1:1 nella serata inaugurale sarà un concerto sinfonico dell'Orchestra Senza Spine diretta da Matteo Parmegiani, che proporrà un concerto incentrato su autori legati alla civiltà musicale bolognese quali Gioachino Rossini, Ottorino Respighi e Richard Wagner. Lo storico dell'arte Luigi Ficacci e lo stesso Mario Cucinella proporranno dei dialoghi per introdurre il progetto sulle valenze storiche e architettoniche di San Petronio. Nelle serate successive, dal 16 al 19 settembre, lo spettacolo di videomapping sarà replicato ogni mezz'ora su musiche registrate. Il progetto è stato proposto da Bologna Festival con la collaborazione anche dell'Arcidiocesi di Bologna e della Basilica Petroniana, che ha messo a disposizione dell'artista digitale Luca Agnani una selezione dei progetti che dal 500 in avanti sono stati realizzati per il compimento mai avvenuto della facciata. È un modo per ritrovarsi, per anche conoscere la storia della città e immaginare come sarebbe stato San Petronio non solo se fosse stata completata, ma anche se tanti architetti importanti nella storia del nostro paese avessero potuto applicare i loro disegni, perché ci sono oltre 50 architetti che si sono esercitati su disegnare la facciata di San Petronio. Quindi è stato uno dei temi dal 1300 in avanti di discussione artistica e creativa del nostro paese, e con questo videomapping e questo concerto lo ricorderemo. Il primo concerto pop, diciamo così, che fa Bologna Festival, pop nel senso che è aperto a tutta la cittadinanza, gratuitamente offerto questo concerto che porta in scena la civiltà musicale bolognese, ma soprattutto un omaggio meraviglioso alla storia di Bologna, alla storia civica, alla storia artistica di Bologna, potendo rappresentare finalmente sulla facciata di San Petronio alcune delle miriadi di bozzetti importantissimi della storia dell'architettura che sono depositati al Museo della Basilica. È molto interessante questa iniziativa perché davvero mette in luce e dà a disposizione di tutta la cittadinanza, ma anche i turisti, questi davvero tesori nascosti. E mi piace sottolineare che esprimono alcuni elementi che appartengono proprio all'identità di Bologna. La Basilica di San Petronio in particolare è la chiesa civica, per tanti anni è stata la chiesa del comune e San Petronio stesso è patrono della chiesa della città di Bologna, e per questo la chiesa di Bologna è davvero lieta di essere stata coinvolta in questa impresa.